Volontariato Informa. Notizie dal Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. Buonasera dalla nostra redazione. È stata presentata dalla comunità di Sant'Egidio la quarta edizione della guida Dove mangiare, dormire, lavarsi. La guida raccoglie in 100 pagine informazioni su centri di accoglienza, mense, associazioni, parrocchie, servizi territoriali e presenta soprattutto supporto in lingua nella parte dedicata all'accesso ai centri per l'impiego e all'assistenza sanitaria. È possibile reperire la guida chiamando la comunità di Sant'Egidio di Napoli allo 081 551 1177. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. Si terrà domani presso l'Holiday Inn di Napoli al centro direzionale Isola E6 la tavola rotonda Volontariato Europa e Mediterraneo. L'iniziativa, organizzata dall'ANPAS in collaborazione con il CSV Napoli, ha l'obiettivo di interrogarsi sul ruolo delle associazioni di volontariato nel promuovere sviluppo e democrazia nel bacino del Mediterraneo. Per tutte le informazioni potete collegarvi al sito internet csvnapoli.it. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. L'Agenzia per le ONLUS ha presentato le linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit. Il presidente di CSV Net, Marco Granelli, si è detto soddisfatto di questo lavoro poiché considera il bilancio sociale uno strumento fondamentale per tutte le organizzazioni di volontariato, non solo per rendicontare bene le attività da loro svolte, ma per aiutarle a promuovere e svolgere al meglio il proprio ruolo. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. In programma domenica 21 febbraio e martedì 2 marzo presso l'Istituto regionale per non vedenti Paolo Colosimo di Napoli, gestito dal gruppo di imprese sociali GESCO, una due giorni ricche di dibattiti e spettacoli. In occasione della giornata mondiale del Braille, l'Istituto aprirà le porte ai visitatori che potranno ammirare le opere d'arte della storica struttura. Previsti anche itinerari alla scoperta del linguaggio Braille e dello sport più diffuso tra i non vedenti, il Torball. Per informazioni www.gescosociale.it. L'appuntamento con l'informazione del volontariato torna lunedì alla stessa ora. Volontariato informa, una produzione di Radio CRC Targato Italia, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli.